Grazie, ma io volevo intervenire su un particolare specifico, dato che la mia collega ha già espresso bene la nostra posizione, la nostra analisi su questo bilancio. Però sono stato stimolato dall'intervento del consigliere Lagang e poi anche di alcuni altri consiglieri della maggioranza che sono intervenuti, a fare anche un po' di discussione su, se volete, di livello un pochino più elevato e magari, che magari rispetto ai singoli emendamenti o alla singola destinazione di cifre che sul nostro bilancio sono anche relativamente ridotte. Perché io ho sentito dire che dobbiamo prepararci a una situazione in cui non sarà più possibile fornire i servizi che sono stati forniti in passato e anzi, se quest'anno va male, l'anno prossimo andrà ancora peggio e arriveremo a non poter proprio più fornire i servizi. E quindi dobbiamo pensare a un nuovo modello di fornitura di servizi. Però allora credo che dovremmo capire che cosa non andava in quello vecchio, nel senso che come mai adesso non riusciamo più a fornire servizi, ma 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa li si poteva fornire? Perché non credo che gli italiani in questi 20 anni siano diventati più stupidi, siano diventati più fannulloni e meno produttori di ricchezza, o meno capaci di mantenere un'economia, una società di quanto non fossero magari le nostre generazioni precedenti. Per cui chiaramente la mia generazione, che è dei quarantenni, dei poi trentenni e ventenni, si chiede come mai noi siamo quelli sfortunati che dovranno pagare per non si capisce cosa. Allora, ci sono tanti fattori, sicuramente anche globali, che vanno anche un po' oltre la questione del bilancio, però a me colpisce prendere il nostro bilancio e scoprire che un quinto delle nostre entrate vanno a pagare interessi, mutui e restituzione di debiti. Un quinto, cioè è la stessa cifra sostanzialmente che il Comune spende in beni e servizi per fare i famosi punto servizio al cittadino che deve fornire. Per cui ormai ogni 5 euro che i nostri cittadini pagano di tasse, uno va alle banche. Allora questo, poi a parte che sarebbe l'aprire il discorso sulla sovranità monetaria, sul debito, su tutte tante cose, però nei limiti costretti di un bilancio comunale, questo è un grosso peso che ci portiamo avanti, perché considerando che poi ovviamente le spese di personale anche sono la parte più forte, sono se volete anche obbligate, chiaramente questo sì che ammazza la possibilità di fornire servizi. Allora forse una riflessione sul fatto che negli ultimi 20 anni, 30 anni la politica ha caricato di debiti gli enti pubblici, le casse pubbliche, e spesso sì, magari per investimenti, per spese utili, ma anche spesso semplicemente per sprechi, per gente che se ne è approfittata in ogni modo, di tutti i colori, magari non di un partito reciproco, di un partito specifico. Quindi insomma, forse allora anche un'ammissione di responsabilità su queste cose ci vorrebbe. E invece siamo di nuovo qui con tutti che dicono sì, apriamo il bilancio, però troveremo i soldi per il welfare, i tagli sono inaccettabili. Sì, è comprensibile, cioè è chiaro che se mi chiedete è giusto tagliare i soldi del welfare, anche per noi i tagli sono inaccettabili. Però bisogna anche capire allora qual è il modello con cui vogliamo fornire queste cose, perché io ho sentito anche parlare di più efficienza, ma non ho capito se più efficienza nella fornitura di servizi per il welfare è il modello che 10 anni fa erano tutti dipendenti pubblici, comunque con un contratto a tempo indeterminato garantiti, eccetera. Adesso sono dipendenti o soci di cooperative, magari presiedute peraltro da politici del Partito Democratico, che pagano la gente 4 euro all'ora. Allora non ho capito se il modello di efficienza del nuovo modello di fornire servizi è inquadrare la gente in maniera precaria e sottopagarla. Io allora invece avrei volentieri una discussione su qual è il nuovo modello di rapporti tra il privato, il pubblico, eccetera, che vogliamo fornire, perché onestamente non si capisce dove la politica voglia andare a parare. Se io chiedo a voi che governate, amministrate, siete quelli esperti che insomma adesso in generale come partiti 20 anni che amministrate la città e per metà di questi 20 anni avete amministrato anche la regione e lo Stato nazionale. Cioè, qual è la visione di società, il nuovo rapporto fra privato e pubblico che volete costruire, che avete in mente? Perché vuol dire, senza tirare in ballo il Presidente del Consiglio che adesso dichiara che l'articolo 18 è una iattura e 2 anni fa diceva che l'articolo 18 era fondamentale e non si capisce che idea abbia di modello di lavoro. Cioè, non si capisce, onestamente non si vede una strategia, non si vede altro che una gestione alla giornata delle cose cercando magari di trovare i 50.000 euro qua e i 100.000 euro là. E questo capisco fa anche parte dell'amministrazione, però è preoccupante non vedere un progetto di lungo termine, perché questa tra l'altro sensazione che non ci sia un progetto di lungo termine, una visione di lungo termine, fa il paio con la sensazione che la società si stia disgregando, perché ormai abbiamo intere parti della città che sembrano, non dico fuori controllo, ma in cui se il controllore va a chiedere il biglietto arrivano in 20 e lo menano, a meno che non arrivi la polizia a difenderlo. Per cui c'è la sensazione crescente nei cittadini, in quelli che ancora si sentono parte di una società che paga le tasse, rispetta la legge, eccetera, eccetera, che ci sia una parte crescente di società che sta fuori da questo mondo, che sia una società parallela che vive senza regole e fa un po' gli affari propri. E allora forse è su questo che bisognerebbe arrivare tutti insieme, non è che adesso ce ne vogliamo chiamare fuori, però a dare soprattutto ai cittadini a cui si chiedono di pagare le tasse e di rispettare le leggi la sensazione che ci sia una visione, che allora va bene, non riusciremo più a fornire servizi e andremo in pensione a 70 anni, eccetera, eccetera, e ci dovremo pagare le case di riposo e la sanità, però almeno che ci sia una visione di una vita sostenibile, perché al momento questo assolutamente non c'è. Comunque, la cosa che in realtà io volevo dire è che,
giusto, giusto l'invito a trovare i soldi per il welfare, speriamo che si riesca a fare, eccetera. Noi nel nostro piccolo abbiamo voluto fare un gesto concreto, invece di limitarci a parlare, e quindi abbiamo presentato un emendamento, il quale emendamento va a tagliare 7.000 euro dai fondi del Consiglio Comunale, e specificamente dai fondi di funzionamento e rappresentanza del nostro gruppo consigliare, visto che noi ne abbiamo spesi circa 800, ne abbiamo ancora circa 8.000, pensiamo che con un migliaio abbondantemente arriveremo a fine anno, restituiremo quello che avanzeremo, e quindi pensiamo in questo momento di poter restituire 7.000 euro che siamo disponibili a bonificare in qualunque momento alle casse del Comune, e abbiamo proposto un emendamento in bilancio per mettere questi soldi sui capitoli del welfare, ovviamente nel grande calderone, perché a livello di bilancio c'è un grosso calderone, poi vedrà l'assessore dell'amministrazione quali sono le cose più bisognose dove metterli. È un piccolo gesto, perché ovviamente 7.000 euro non cambiano la possibilità di fornire servizi, ma a qualcuno magari permetteranno di fare qualcosa, e sarebbe bello se anche altri gruppi consigliari volessero unirsi a questo gesto. Grazie.